E siamo con l'ideatore, l'organizzatore di questa serata e il professor Fabrizio Frezza, docente di enogastronomia qui all'Istituto Crocetti, ma anche delegato per la costa adriatica dell'associazione Amira. Il corso, questa sera si celebra il corso di cucina alla lampada. Appunto, cucina alla lampada, professore, che cos'è? È una tipologia di cucina che si usa nei grandi alberghi di lusso. Noi come associazione Amira sul territorio abbiamo deciso di sdoganarla dal classico albergo di lusso e portarla alla conoscenza di tutti, cercando di farla adottare in quelle strutture nostre, alberghiere, ristorative più comuni. Perché ci siamo resi conto che comunque attraverso questa lampada, questa fiamma che sprigiona così simpatia e attenzione da parte degli ospiti, è un motivo in più per portare gente, visto che si parla di crisi, nei nostri locali ad un prezzo giusto, quindi promuovere questo tipo di cucina anche per un aperitivo cenato, non so, il classico aperitivo cenato che si usa fare normalmente, dando un tocco di classe in più al giusto prezzo. Dà anche questo senso di convivialità, perché poi si cucina in sala, quindi tutti intorno al pasto, insomma. Sì, tutti intorno all'operatore che crea questa magica atmosfera, e io vi garantisco, è un invito anche agli addetti ai lavori, a provare questa tipologia e di vedere subito, immediatamente, un riscontro di curiosità, di atmosfera che non ha pari. Con un buon sottofondo musicale, come abbiamo noi cercato di fare, è un abbinamento poetico, cercando di spiegare la cultura che c'è dietro un semplice piatto che noi proponiamo ai nostri clienti, è un qualcosa di magico che rende indimenticabili le serate che vogliamo proporre sia nei locali che nelle nostre case, perché no, perché è anche un modo per stare insieme. Abbiamo spiegato un po' l'atmosfera e da dove parte l'idea, ma questa serata da cosa scaturisce? Abbiamo detto che è un corso, e in particolare che tipo di corso, e questa sera come si articolerà il menù e soprattutto la serata? Dunque, è un corso che noi facciamo solitamente a marzo, dico solitamente perché è già la seconda edizione, e prevede una platea di iscritti che possono essere dal semplice nostro studente alla casalinga al professionista. Abbiamo avuto avvocati, commercialisti che si sono appassionati e che hanno la passione della cucina, che fanno il nostro corso per avere gli strumenti, le tecniche migliori per poterla fare nel migliore dei modi. Ma bisogna saperne già di cucina? No, assolutamente. Noi abbiamo la possibilità di insegnare i primi rudimenti e poi di poter proseguire con le tecniche giuste in maniera semplice, e poi man mano prevediamo anche un secondo e terzo corso di professionalmente più valido. E quindi questa sera chi verrà premiato? Verranno premiate, ci saranno due premiazioni. Una premiazione riguarda il corso che abbiamo fatto a marzo e abbiamo scelto dei candidati che stasera hanno gareggiato. L'altra premiazione riguarderà gli istituti alberghieri che hanno partecipato, e tra loro avremo il primo classificato e poi gli altri premi. Questo corso si intitola Corso di cucina alla lampada, musica e poesia. Perché questa scelta? Abbiamo fatto questa scelta perché la musica e la poesia rendono nobile e rendono alto quello che può essere una semplice pietanza con cui noi abbiamo a che fare tutti i giorni per poter vivere. L'abbiamo un po' riqualificata, dandogli anche un'anima. E ci sarà anche la poesia? Ci sarà anche la poesia con dei poeti di caratura nazionale. Noi ringraziamo il professor Frezza, che tra l'altro è anche un docente del corso in sé, no? Sì, sono un docente del corso con altri colleghi che hanno collaborato, e devo ringraziare tutti quelli che ci hanno dato una mano, dal primo all'ultimo, dal dirigente ai colleghi di cucina delle altre sezioni, eccetera, perché c'è stato un bel lavoro di squadra. Ricordiamo, a marzo ogni anno viene proposto questo corso? A marzo ogni anno, una volta in campagna si diceva tempo permettendo, oggi io direi sponsor permettendo, perché i fondi non ne abbiamo, quindi è un appello anche questo. E siamo in compagnia del dirigente scolastico Leonilde Maloni, dirigente scolastico dell'Istituto Crocetti. Siamo in questo istituto dove sta per iniziare la cena che celebra il corso di cucina alla lampada. Il menù sarà proposto proprio dai ragazzi. Professoressa, un'occasione questa per i suoi ragazzi, didattica ma anche professionale. Sì, noi le cerchiamo queste opportunità per i nostri ragazzi.
poi questa cornice con l'abbinamento alla musica e alla poesia è anche un'ipotesi di offerta proprio al diversa, più coinvolgente, perché i ragazzi hanno bisogno anche di investire nella loro professionalità puntando sulla qualità. L'occasione di utilizzare poi i prodotti locali e di presentare una cucina diversa da quella più paludata, insomma, dello chef, che è la cucina di sala, una cucina più rapida, ma altrettanto apprezzabile dal punto di vista del gusto, ma che valorizza anche la loro professionalità in sala. Quindi siamo alla seconda edizione, l'abbiamo arricchita intanto con un concorso interregionale, abbiamo ospitato le scuole di Cingoli nelle Marche e di Termoli nel Molise e siamo poi Pescara, Teramo e noi, ed è bello incontrarci come scuole, come istituti alberghieri, perché è vero che oggi c'è tanto appeal sulla cucina e quindi gli istituti alberghieri fruiscono di questa diciamo gratuita pubblicità che la televisione ampiamente fa, ci fa un orientamento straordinario. Però è giusto che i ragazzi sappiano che è una professionalità seria e impegnativa quella che si costruisce dentro i nostri istituti, e le opportunità di lavoro sono per fortuna ancora delle buone opportunità. E proprio da questo, cioè la televisione adesso ci bombarda un po' di programmi televisivi dove vediamo che i cuochi non professionisti diventano dei personaggi, riescono addirittura poi ad avere carriere floride. Il suo punto di vista da professoressa, ma anche poi da persona che accompagna questi ragazzi in un percorso che poi è fatto non solo di cucina ma anche di studio, qual è? Allora, l'Italia è grande ed è un'eccellenza per alcuni mestieri legati a tradizioni importanti, l'artigianato, l'attività ristorativa, ma anche l'agricoltura, e nessuna di queste professionalità che io ho citato si improvvisa. Se si è bravi perché c'è impegno, perché c'è studio, perché c'è approfondimento, non c'è regalo per nessuno. È possibile che la fortuna accompagni, ma la fortuna di solito accompagna chi osa, ma chi osa ha le carte in regola per farlo. Noi, i nostri ragazzi, ci auguriamo le abbiano. Sicuramente questa sera ne avremo dimostrazioni. Noi la ringraziamo, la lasciamo alla serata e buona. Ci saluti i nostri amici itinerari soprattutto. Sì, è un apprezzamento perché è una bellissima trasmissione e soprattutto grazie perché siete vicini al territorio, grazie. E siamo con una delle aziende che ha reso possibile questa bellissima serata, è Gennaro Montecchia della omonima azienda, un oleficio che ha sede a Morrodoro, che è uno dei fiori all'occhiello di tutta la provincia di Teramo. E come ha contribuito l'azienda Montecchia alla riuscita di questa serata in concreto? Sì, buonasera a tutti. Ecco, noi abbiamo sposato questo evento perché siamo convinti che stare dietro ai ragazzi significa far crescere il territorio e far crescere i nostri prodotti. Noi abbiamo sponsorizzato la manifestazione, abbiamo fornito dell'olio e siamo stati qui all'istituto a fare delle degustazioni, abbiamo fatto dei corsi di assaggio e mia figlia ha contribuito anche con la sua esperienza da dietista e niente, penso che sta andando tutto bene. Abbiamo due prodotti delle colline teramane che facciamo parte di questo consorzio, il Monte Pulciano Regia Specola e la Riserva. Noi siamo situati in Rosier degli Abruzzi, abbiamo 31 ettari vitati e cerchiamo di produrre al meglio. E abbiamo detto, bisogna anche dirlo, che uno dei vini dell'azienda è stato premiato, si è classificato. Scuola di Pescara con il Colle della Corte, che è un Trebbiano
d'Abruzzo superiore. Sono felicissima per questo. Sì, questa sera abbiamo assaggiato due prodotti nostri. Il pacchero, che abbiamo vinto un premio qualità sul gambero rosso. Chi conosce bene il gambero rosso, insomma, è una rivista specializzata. È un fusilone gigante. È il secondo anno che partecipiamo a questa manifestazione, in questa scuola. Come dire, siamo ben lieti di partecipare. Il segreto di questa pasta, che noi l'abbiamo assaggiata, era davvero ottima, si sentiva la venatura quasi. Qual è il segreto? Beh, il segreto sicuramente è la semola, la materia prima, e l'acqua e la lavorazione. Tanto amore nella lavorazione della pasta. E siamo con il professor Alvaro Fantine, vicepresidente dell'associazione AMIRA, l'associazione Maître Italiani, ma è anche il coordinatore delle quattro scuole che hanno partecipato questa sera a questo bel concorso, ma è anche coordinatore per il secondo anno. Quest'anno quante scuole hanno partecipato? Allora, hanno partecipato quattro scuole che rappresentavano tre regioni, Marche, Abruzzo, Molise, quindi abbiamo avuto per il Molise Termoli, per l'Abruzzo Pescara Teramo e abbiamo avuto Cingoli per le Marche, quindi abbiamo avuto quattro scuole che rappresentavano quindi queste regioni. Lei è un ex professore, dicevamo, quindi comunque c'è un progetto didattico dietro tutto questo bel lavoro. Sì, sicuro, sono ragazzi che hanno fatto il corso di sala, quindi di sala bar, sala e vendita, oggi si chiama più precisamente la disciplina. Diciamo, fanno anche nel contesto dei loro programmi di studio la cucina di sala, che è la cucina flambé, una cucina che conosciamo, che viene fatta davanti all'ospite in maniera diretta, alla quale l'ospite partecipa in maniera molto emotiva e di presentazione delle vivande che vengono fatte in sala. Quindi. È stata veramente un'esperienza interessante. È stato i ragazzi erano quattro scuole, Termoli, Teramo, Cingoli, Pescara, e si sono esibiti veramente in modo molto professionale. Il metro eravamo quattro in giuria, cinque anzi, e abbiamo giudicato la lavorazione della lampada in modo professionale e l'abbinamento del vino, la presentazione e la stappatura della bottiglia del vino. Quindi è veramente stata per noi molto difficile giudicare questi ragazzi, che veramente molti professionali sono esibiti in maniera molto corretta. Quindi praticamente i ragazzi hanno portato sul vostro tavolo un piatto, lo hanno cucinato anzi davanti a voi appunto con la tecnica di cucina alla lampada, ma anche hanno dovuto anche presentarlo e accompagnare anche un vino, quello che in fondo noi vediamo tutti i giorni sulle nostre televisioni. È stato erano due a coppia, quindi uno un ragazzo e una ragazza alla lampada e uno che preparava il vino, dalla stappatura al servizio vini e la descrizione del vino. Poi successivamente l'altro alunno ha fatto il piatto alla lampada e descriveva il piatto, e poi noi abbiamo abbinato il piatto al vino, quindi c'è stato questo connubio tra il vino e il piatto.